Signori, bentornati qui alla Blind Run di Dark Souls 3 con questi tre imbecilli più il grandissimo Blu. Aspetta un attimo! Questa non è qualcosa, mi è nuova questa, va bene. Sono disabituato a queste cose. Cazzo dici. Bravo. Siamo tornati che qua. E poi guarda, ci sta un drop lassù. E ci andiamo dopo, che figo. Ci andiamo dopo. Prima di finire il gioco, perché ormai ci siamo, Dio santo. Sì. Dobbiamo uccidere codesto essere. Signore. Che qualcuno già sa chi è, qualcuno l'ha anche sconfitto, non dirò chi. Scusate. E quello dopo il nero. Ma godiamocelo tutto. Mettici sto fatto che mezzo drago, mezzo corvo non fa pensare tanto a Belk. Però è figo. Cazzo, sì, è stranissimo. Non c'è nessuno. Ciao Guinino. No, lui è no, è Guinino. Beh, sì, in realtà. È Guinino. Dai, ci sarà la descrizione che te lo dice proprio. Perché cioè, tiene la lancia. È vero? Tiene veramente la lancia. Poi è tale quale alle statue stava la vita della città. Più male di quanto mi ricordassi. Sì, vabbè, perché ci sarebbe. Però gli togliamo anche molto più di quanto ricordate. Prima più 10, sì, una tempesta un po' stupida. Vabbè, l'ho fatto anche poco. Oh, no, lui è bastardo di fare i miletti. Sì, questi attacchi un po' improvvisi. Comunque, no, secondo me aia. È il primogenito di protezione. Perché tiene la lancia praticamente identica. Allo spadone? A quella no, a quella che ci sta, alla forma che ci stava in Dark Souls 1 all'altare. Ma che non usi in altare? Poi questo posto è chiaramente, diciamo, suo territorio dove viene adorato, c'erano cioè, tutte le statue all'ingresso sì, sì. Dove si combatte l'antica viverna. È ripartito bene, Sven? Non so, mi sta colpendo gratis come se niente fosse. Ok, qua sono tutti gratis. Qua. Attento a non farti colpire dal fuoco, però mentre stai così che può cadere non è piacevole. Oh no, corri. Quanto cavolo! Solitamente dopo che tira la fiammata in avanti, sì? Si alza e te la sputa a terra e devi correre appena si alza in volo perché è letale. Ma tra parentesi. Ma quanto cazzo ha levato? Scusate, ma avevo tre No, no, allora, se non ti sciotta, ti butta a terra e quando ti rialzi la fiammata dura ancora e ti ricolpisce. Quindi in ogni modo ti uccide. No, quindi No, io mi ricordo. Colpo singolo non ti uccide. Ah, però non puoi mai perdere le anime. Questo è buono. Come Wolnir. Il colpo singolo non ti uccide, questo è vero. Però ma poi usa il buff, anche se dura 2 secondi. Quello è il problema, dura poco. Magari pure quando stai dentro, è inutile che lo usi qua. Tanto mentre scendi, mentre distrugge tutte le statue. Sì. Cioè, comunque sì, la fiammata quando stai in alto non ti sciotta. Però siccome tu di solito cadi vicino alla fiammata, quando ti rialzi subisci un altro colpo. Se sei fortunato sei riuscito a scappare in parte, quindi quando ti rialzi non stai nel centro della fiammata. Proprio d'aspetto. Attenzione. No, è un po' bastardella la testa e la viverna perché si muove. Sì, che non è detto che la prova. Sì, il momento migliore è quando fai il riposto. Ecco. Al riposto. Siete trasportati. Ma si deve sciottare. Sì, sì. Incredibile. Ma ok, e prima che è andata male alla fine. Mo' alla fine, sì. No, mo. Il rispetto. Cazzo, ma sì. Non ha polpacci. Non gli servono. Ma è negro. A tutto il resto. A tutto il negro. Anche. Proprio. Ciao amica. È talmente brutto. Si vede proprio che Ornstein è il suo allievo. Aspetta, ma è il contrario. Beh no, però Ornstein è il suo allievo. Mi piacerebbe a Ornstein essere. Il maestro di questo quindi. Cazzo sì. Che finché non sappiamo come si chiama probabilmente non lo sapremo mai. Lo chiamerei come avevi detto tu? Gwendor mi piaceva. Gwendor mi gusta. Sì, sperando che capi, andremo a far parte della community internazionale dando questo nome. Io avevo una teoria su come si potesse chiamare. No. No, pensavo a un. No. Quello lo conosciamo bene, non nominatelo che se non prende pure male.
quindi ci sto male. Ma pensavo una cosa, ossia, in fin dei conti, questo luogo che è stato luogo della adorazione ha come seguaci, adoratori, tra virgolette, i serpenti della fortezza di Sen. Sen non si è mai saputo chi fosse il Dark Souls 1. Vuoi dire che anche se non assomiglia al nome del padre potrebbe chiamarsi, o comunque ha cambiato nome e si è fatto chiamare Sen? Trovo un po' strano come cosa, perché Senna comunque si sa che era lui che aveva costruito la fortezza, e se no avrebbero detto il momento di Quinn che era scomparso, che aveva fatto la fortezza. Io lo pensavo molto come infatti, a livello alto. Oh, vai repost! Guardate, certi altri che sembrano legittimi. Ora ce ne vuole un po', perché se rialzo lo puoi menare. Poi secondo me facciamo tantissimo male, siamo di livello un po' troppo bene, ma ormai è fatissimo. Si baffa, che bello! Andiamo prima! Vai, ah, che guarda, cioè, noi siamo fortissimi che siamo di endgame e lui c'è fa dei danni costosi. Ma uccidilo! Madonna, che figuri, gli manca un attacco lo ammazzo! Sì, ma va, lui sta rischiando più a curarsi. Curati mo due volte, vai, curati due volte. Attenzione! Ah. È un po' difficile, eh. Cioè, schiva! Oh! E poi è schivato davanti. Ma che cacchio è stato? Ah! Secondo me hai voluto rendercela più. Sì, bevo, io bevo! Sì, io bevo però, io bevo! Okay. Bevo la tua morte! E belle 80.000 anime ci arriveranno. No, secondo me. Peccato però. Cosa? Secondo me l'abbiamo fatta a livello troppo alto. Anche questo è vero. È la campana. Sono deluso, dovevamo farlo a livello più sono basso. Deluso. Sono deluso, c'ho delusione in me. Sì. Ma non siamo ancora una delusione. No, sono io una delusione. In realtà un po' lo sono io. Eh sì, tu non sei fatto apposta che spaccio. No, ma lo sono per troppi motivi. Lucifer ha avuto la strada spianata, ma altra gente più scema come Rotte e Takeshi potrà provarci a livello più basso. Ehi! Rotte, dai. Dove cazzo siamo? Di sotto? Sì, dove stava il drop? Sì. Ok. Comunque io ho avuto anche un'idea, che poi vi dirò dopo che abbiamo esplorato quest'area. Sta bene, però prima leggiamoci subito quell'anima. Sì. Assolutamente sì. Sì, magari prima riposo al falò. Ovvio, lo solo di altri nemici. Guarda, so che secondo te si continua, secondo me è finita la zona, adesso ci sono solo drop. Detto questo c'è un falò. Ecco qui. Belle 80.000 anni, questo è un boss che dà. Un bel numero. Giusto. C'è. Chissà. Ma quello. Chi è stato? No. Zun, più zun. Altro. Titanite a tonnellate. Razzi di titanite, no, scusa una cosa, ma okay. Di fronte okay. La porta di là non è quella. È quella dove... di base? Sì. No, non certo. È quella dove dall'altra parte trovavamo la lancia di Ornstein. Cioè, che noi stavamo a me in realtà di fronte più a un che cancello. Di fronte, scendi un momento, scendi giù e va, ritorna, diciamo, al falò. Inquadra al falò. A me più quella parte lì ricorda un po' il boss. No, non è cioè quella del dove si trovava la lancia di Ornstein di fronte al cancello. Ma l'hanno è da dove però siamo venuti? Sì, però capisci, ricordo un po'. È di aperto, non lo so. Infatti, ma lì dove collega? No, ma lì siamo al piano di sotto dove c'è il serpente chiatto. A livello lì di c'è mappa. La. Beh, la campana gigante continua a stare sopra di noi. Quindi... Aspetta, no, sì. Qua non ci siamo qua, mai stati. No, 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 qua no, ho capito, era stati. Dove era chiuso, dove vicino sì. C'era l'invocazione era di Oakwood. Esatto, sì. Che quindi si è collegato. Allora, può essere che di fronte è quel luogo lì, eh. Ma noi come ci eravamo arrivati? Ha senso perché c'era la lancia di Ornstein e Ornstein era allievo di questo allora, tizio. Allora qua si troverà il set. Probabile. Ci sta il set di Smoke, ci sta la lancia di Ornstein, se non ci sta il set di Ornstein. No, c'è sicuramente, starà pensando. Ma tra parentesi c'è l'anello della Vespa, ma le spadine della tipa dove sono? Sono quelle della Dancer. Tu dici sono troppo grandi. No, c'è un drop. Aspetta. C'è un drop su sinistra. Sì. E sembra qualcosa di importante. Eccolo lì. Eccolo. Secondo me Kengo questo gioco no, basta.
No, no, non dirlo di me, al massimo puoi dire Blu e Falognori ha visitato l'area. Vabbè, ma Blu non è secondo me, Blu lo so già che la fa. Ecco. Qui inutile più avanti. LOL. Qua effettivamente è inutile più avanti. Qua ci pisciava un cane. Roba troll. Sì. Qui non ci andava a pisciare il re delle tempeste lì. È diventata una zona divina grazie a suo pisciare. Come ha fatto a morire quel tizio lì, serio? Lo sa lui. E vedi la macchia, proprio che sfizio, toccala. O è qualche cosa del boss che però ti compare giù. Forse... sì, è qualcosa... allora, è qualcosa del boss, o è stato invaso... Beh, penso sia stato invaso. Sì, oppure... si vede manco una chiavica comunque. No, troppo sole. È la prima volta in mia mente ci sia troppo sole in un Souls. Ma, sì, qui... qui è pieno. Qui è... per me? Bello chiaro, sì, sì, ah, sì, vedi là è... sì. Sì. Come no? E allora sì, cioè, è qua dove sta la lancia, però era chiusa. Sì, sì, si aprono porte a caso. E allora è finita l'aria. Sì, sì. Quindi sì, leggiamoci l'equip a sto punto. Vai, anche l'anima. Prima l'equip, l'anima è troppo OP. Elmo dorato a forma di testa di leone, appartenuto a Onstein, l'ammazza draghi dell'era degli dei, e permeato dal potere del fulmine. Si dice che in un mondo senza draghi, il guardiano della cattedrale in rovina fuggì da queste terre in cerca del suo re senza nome. Vabbè. Vabbè. Logo a tonnellate. Sì, è qua veramente non è importante qua. Perché ci sta il fatto di Orstein e Smough. Che appunto non si sa, sì. Cioè si sa che Smough sicuramente era lui, mentre Orstein si dice che fosse un'illusione come Guinevere. E questo te lo conferma, perché ti dice in un mondo senza draghi, quindi l'era del fuoco, Orstein in realtà se n'è andato dalla città degli dei ed è andato a cercare il sole senza nome, che quindi è il primogenito di Gwyn. Per questo noi abbiamo affrontato un Orstein illusione. Sì, 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 noi due volte. Sì. Che era Orstein, quello di Dark Souls 2. Volevano fare una figata, ma hanno fatto una mezza minchiata. Ma poi Dark Souls. Non l'ho mai capito, onestamente. Non lo so, è un titolo così underground. Tu ci hai giocato. Non l'hai mai sentito, Dark Souls 2. Ma non è questo. Aspetta, no. C'è un 3, però è strano. Però questo... perché 3 è il numero perfetto. Hai ragione, dopo tutto siamo passati da Windows 8 a Windows 10, quindi. Infatti, capito. Allora, voi siete passati. Perché tu hai. Io Linux. Ah, io mi trovo benissimo col 7. Anima del re io senza nome. Un'anima corrotta e fusa con la forza. Il re senza nome un tempo era un esperto ammazzadraghi, prima di sacrificare tutto per allearsi con gli antichi draghi. Cosa ha ad allearsi con i draghi? Un dio, scusate. Why? Sì. Ma quindi forse non era per la sua stupidità che è stato bandito. No, non è perché è afrocio. Un affronto. Ha fatto un affronto. No, cioè, c'è una teoria veramente che non so se avete mai visto. Nella famiglia di Gwyn esiste solamente Gwyndolin. Gwyndolin non ha sesso, quindi le sue referenze non hanno logica. Quindi, appunto, quindi non ha senso. Tutte, avere tutte come non avere niente. È stato cresciuto come una donna. No, c'è molta differenza tra l'avere tutto e l'avere niente. Va bene. Sì. Torniamo a vedere che ci facciamo con quest'anima e soprattutto, siccome l'abbiamo in realtà anche visto, avrà sicuramente avremo il suo set da lancella. Sì. Sì. Ma dobbiamo ancora leggere il set di Lorian, eh? Male. Ah, sì. Sì. Ah, è vero. Bene, torniamo a casa. Quello che volevo dire, dentro a Dark Souls, no? Zitti, che nel microfono muore la gente a casa, poi dicono che non si sente una cippa. Dentro a Dark Souls 1, voi vi ricordate bene perché il primogenito di Gwyn viene esiliato? Non lo hanno mai detto, dico fesserie. No, allora, se ricordo bene... è stato cacciato, non è che se n'è andato. Sì, sì, è stato esiliato. Distrutte le sue effigi, dimenticando la storia. Ho detto che parlo cinese. No, cantonese. Però. Stiamo là, ma c'è un po' di mandarino qui. Là. Ma il punto è stato rimosso dagli annali storici. Sì. Sì, qualcosa di grave ha fatto, non penso. Quindi che potrebbe essere cosa. Ci vuole il fatto degli antichi draghi. Che lui si è alleato. Si è alleato con i draghi ma per perché? Qualche motivo. Ma si voleva fare un drago? Ma poi soprattutto. No, forse come amico, sì, infatti, il re delle tempeste. Ah, suo destino. Ma secondo me c'entra Velka, è troppo corvo quel coso. Sì, c'entra pure Velka. No, la cosa. Particolare che io voglio far centrare l'attenzione, vai su, starà su. Sopra. Voglio far sopra. sopra, vai. Ecco, voglio farlo prima che leggi la descrizione. Voglio farvi entrare nella testa, voi e a chi ci segue, la vetta dell'arcidrago. Mm-hmm.
è facilmente visibile da Anor-Londo. Sì, sì. Anor-Londo, comunque, anche se c'è stato il fatto dei cicli, è stata distrutta, ricostruita, però non ha cambiato ubicazione. Quindi c'è, è particolare che Gwyn e gli altri lord che hanno combattuto questa asprissima guerra contro il contro i draghi, poi diciamo che come vicini di casa tenessero un luogo dove non c'erano draghi, però c'erano viverne molto antiche che erano quasi dei draghi. Comunque un culto a favore dei draghi. Quello magari dopo si è sviluppato. Quindi capi, è particolare, cioè loro hanno fatto Piazza Pulita, l'unico che è rimasto in vita è stato Calamith perché era fortissimo. Anche se ho i dubbi, dato che Goff poi non ci vede, lo abbatte così. Ma Goff è un 360 Dio. No scope proprio che. Ma lui è Dio. Goff, No, perciò lui ha pizze fighi. No, perciò lui dice neanche Anor-Londo è riuscito a fermarlo. Vabbè, in realtà ci hanno proprio provato, se ne sono fottuti il cazzo. Penso di sì. Poi non ci stava il drago famelico, che era un drago antico. E poi basta, due draghi. Che poi, vabbè, l'unico altro drago è sempre quel gioco che non esiste, che c'è il drago avvelenato. Chi è il drago avvelenato? Prima di lasciare. Ah, vabbè, lì, vabbè, lasciamo perdere. Parliamo prima della cosa canonica. Sì. Poi sì, ci sta Sin, poi Sith. E poi boh, forse non lo attaccavano perché in realtà Gwyn sapeva che c'era suo figlio. Secondo me lui aveva anche un po' paura perché. Cioè, noi adesso siamo dopo un miliardo di cicli e il tizio è ancora così forte. Figurati all'epoca di Dark Souls 1. Eh sì. È una bestia. Beh, era un dio della guerra, era. Infatti sì, era il dio della guerra. Cioè, mica un coglioncello qualsiasi. Infatti sì. Forse sul campo di battaglia poteva essere persino più forte di suo padre a piena potenza. Chissà. Non lo so. Beh, era comunque da solo lui. Elmo di Lorian, fratello maggiore del principe Lothric. Un disegno di fiamme ne decora la superficie di ottone nero. Lorian, addestrato da cavaliere, divenne muto e storpio a causa della maledizione del fratello. Si dice inoltre che fu lui stesso a volerlo. Maledizione del fratello? È confondente. Sì, sì. Niente di che. Vabbè, erano parte della sua eredità reale. Oh, ma arrivano le cose potenti. Corona di un re senza nome, alleato degli antichi draghi. Si dice che questa corona dorata, avvolta da lunghi filamenti di cenere, sia molto simile a quella del primo signore. La stessa corona di Gwyn. È uguale. Sì. Ci sono solo i capelli che sono anche. Nella corona del re di Adventure Time. Anche? Sì. Sono della stessa famiglia, probabilmente. Sì, sì, ma si assomigliano tantissimo. King. Le scaglie di drago sono affilate come rasoi e immuni al fuoco. Vabbè. Direi. Vabbè, immuni, avrà una resistenza mostruosa al fuoco, tutto il set. Leggiamo. La faccia mia. 13, sì, abbastanza. Praticamente. Ah, solo il petto però. Sì, queste fanno cagare. Si dice che questi bracciali dorati, come la corazza e la corona, siano molto simili a quelli sono identici a quelli di Gwyn. Anche questo ci assomiglia. Sì, sì, vabbè, no, è lui. Sì, gli stessi, tra virgolette, stracci. Ragazzi, ancora una volta, un grande applauso a Dark Souls che. Vediamo che ci fai con l'anima. Che ha finito, con l'anima. Che praticamente ha finito il suo ciclo. Per fare una citazione, dato che dovrebbe essere l'ultimo. Però capite, è praticamente mo dubbi non ce ne so più. Ma adesso. Ce ne sono almeno molto pochi. Vabbè, dobbiamo ancora vedere il boss finale. Tra parentesi, non so perché io dico che. Il boss finale. Io dico che posso farci o tre o quattro cose con quest'anima. Perché tecnicamente ha un doppio boss. Ma che cacchio ci lascia del re delle tempeste? Secondo me ci può fare tipo qualche arma, secondo me particolare, con Re delle Tempeste. Vediamo. Sì, sicuramente l'arma si potrà fare. L'arma è un miracolo. Secondo me fa la lancia del sole. Se fa la lancia del sole, c'è proprio il figlio di Gwyn. Penso proprio che faccia. Ma ce l'ha fatta anche addosso? Infatti sì. Cioè, anche dal colore. Mi mancherà. Sta cosa è sempre triste però. Mi manca il buon Ludlet. Ma tra parentesi, ma l'avevamo fatto in. Tra parentesi, in poi video una oppure cosa. No? Che abbiamo visto che potevamo fare il trasferimento anche con lui morto. Non mi ricordo, io devo dire. Io penso di no, sapete. E poi una cosa, riflettendo sull'anello trovato e riflettendo comunque pure sul suo nome, lui è Ludlet l'esiliato. Sì. Di Kulla. Esilato perché? Boh. Purtroppo di lui si sa poco. Avete avuto la brillante idea di ammazzarlo. Ma tra parentesi, poi c'è anche il fatto che continua a dire questo vincolo basato sul tradimento. Ma adesso l'unico tradimento mi viene a dire è stato proprio da parte del figlio di Gwyn verso il Lord. L'unico tradimento mi viene a dire. Dai, vediamo. Sì.
Quanto è cosa? Win. Del figlio di Win. Ah. Tempesta. Miracolo del re senza nome, alleato degli antichi draghi. Evoca una tempesta di fulmini. Il re e dio della guerra smise di cacciare draghi e ne domò uno, portandolo con sé in ogni battaglia. Questo miracolo narra del loro profondo legame. Che carino. Ma non mi sembrava allora, tanto allora, drago. Ho capito, sai qual è quello? È il miracolo che sta in Dark Souls 2. Che tu lanci il fulmine in aria e cade la tempesta. Ah, ma è quello che aveva fatto che stesso lui. E che ci ha quasi sciuottato. E sì, sì. Questo mi fa pensare che forse l'anima del boss finale potrebbe darci la lancia del sole. No, no, prima di andare là c'è ancora la mia teoria riguardo... Riguardo il cristosno e là. Spada ricurva infusa con il potere del drago delle tempeste. Il re senza nome, alleato dei draghi, fu legato per tutta la vita a un drago delle tempeste e ne rivendicò l'anima quando la creatura morì. Tali erano gli usi durante l'era degli dei. Tornado. Anche per questo, in fin dei conti, Ornstein o Smaug a Dark Souls 1 prendono la forza dell'altro una volta che tu sconfiggi uno. Tra l'altro, sì, è tipo una tecnica, sì, diciamo così. Tra l'altro, se Ornstein era veramente un'illusione, questo lava un po' anche la figura di Smaug, che probabilmente lo sapeva, quindi forse per questo che non usa tutto il rispetto che avrebbe dovuto usare. Vabbè, per chi chissà se lo sapeva. Più che altro penso che so. Quelli ti dice una cazzata, dentro alla descrizione del martello di Smaug. Che lui sia non è cavaliere. Sicuro, guarda sì. Come la e morte. E perché alla storia è passato come l'ultimo cavaliere? Perché che cazzo ne sanno le persone dopo 1.000 miliardi di anni? Bra. Non lo so. Effettivamente sarà da Norlondo, la spada faiga. Spada lancia da ammazza draghi, un'arma che risale all'era degli dei, utilizzata nella caccia ai draghi. È la prima delle lance a croce, che possono fungere da lance o da spade. Questa spada lancia, utilizzata dal re senza nome divino cacciatore di draghi, è pervasa dal potere del fulmine, di cui egli era erede. Saetta. Cioè, dimmelo meglio. Vedete che il figlio di Queen e non rompeteci le scritte. Sì, ma non c'è la lancia del sole, che sta camomilla. Compra sta cosa. No. Secondo me... Scaling... Vabbè. Abbiamo 18 in fide. Sì, che abbiamo sì, 18 sì. In fide. Abbiamo tipo 20. Ok. Secondo me questa se la potenza diventa forte. Sì. No, a parte la fortuna che giustamente più di 7 non può salire. Assolutamente no. Abbiamo fatto un equilibrio. Spada lancia sta tra le spade ecco. tra le lance. Magari c'è anche fra le spalle, sarebbe figo. Quanto è lunga? Sì, è lunghissima. Però è meno però è molto più sottile. Immaginavo più violenza. Bam, bam. Ok, sì, è proprio una lancia. Zack. Che figa. La malaia. Ok. Bello, bello. Ha due mani. È un po' una alabarda. Sì. E vabbè, una lancia. È un moveset misto. Sì. Perché poi guarda, l'R2 è proprio da alabarda. E ora... Per me ama quel potere del fulmine. Colpì la guardiana. So close. C'era andato vicino. Ma, rimane comunque. Sì, fa tipo buff. Allora, quindi non solo colpisce... Forte. Ma buffa pure. Figo. Moveset però onestamente non mi piace, lo trovo un po' lento. Beh, non è che noi con la Claymore siamo tanto più veloci, eh? È vero, ma con la Claymore ci sono abituato. Vabbè sì, la Claymore in generale visto una roba è una potente. Madonna sì. Santa! Ha 23 titaniti, in teoria potremmo anche portarla a più 5 considerando anche che abbiamo un'altra lastra. Ci vogliamo provare. Non so. No, almeno più 4 sì, vorrei vedere a quanto diventa forte. Ok. In realtà abbiamo più lastre. Ne abbiamo tre. Good. Reinforce. Eccoci qui. Niente, subito. Di destrezza. Un'arma di destrezza. Yeah. Diventa Chinfade. Sì, un'arma di destrezza. Ma... Che volevo dire? Noi abbiamo... potenziato sia la Notashi sia la spada dei guardiani dell'abisso che abbiamo completamente a un certo punto lasciato. I sia la sono i guardiani dell'abisso.
La brutta copia per di... Per favore, brutta copia è un paio di palle. Infatti sì. Non sono Artorias, però brutta copia sto cazzo. La Guardiani dell'Abisso non l'abbiamo potenziata qua, la Stritanite. No. Vai, che mo diventa forte. Ah, in the streets. Mi è molto interessante, adesso ci sono le Ultra Great Sword che scalano in destrezza, prima non c'erano. Vediamo paragone. Ma nel 2 ce n'era qualcuna. Vediamo paragone con la Glenda. Sì. Protemi che vado. Questa se uno avesse più fede sarebbe però bella potente. Ma mo tiene, premi triangolo. Comunque sono 417. Se tu vai per esempio rispetto alla Claymore. La Claymore no, tiene ancora lì. 432 non è che tiene tanto di più, Effettivamente sì. Teniamo poca fede. È quello il fatto. Se tenessi una fede più vicina alla destrezza, non dico quanto la destrezza, ma una via metà tra forza e destrezza sarebbe bella forte. Però secondo me con il 40 in destrezza che arriveremo ad avere, non è che poi tanto più. Vorrei vedere questa. Lo spadone di Farron 455 leva ancora. Come fa a essere ancora più debole della Clima? Impressionante. Non ho la più pallida idea. 228 e 227, mentre la Claymore 462 248 e 220. È una cosa assurda. Di base la Claymore, che è pure diciamo depotenziata, perché teniamo la gemma raffinata, che è quella che depotenzia di più per dare lo scaling migliore, sì. Continua ad avere più potere di attacco base rispetto ad una ultra greatsword, da uno spadone. È gravissima questa. Ma Claymore, secondo me secondo me è questo che è un po' depotenziato, perché tiene gli attacchi L1, le sword art troppo forti, non usa focus, non usa un cazzo e fa dei moveset assurdi. Ed è figa il ring. Secondo me è per bilanciarlo. Ma tra parentesi anche per un'altra cosa, che ricordiamo che appunto spadone di Farron è solo P5, perché come armi si possono potenziare solo fino a volta e mezzo. Ma si possono potenziare solo una volta e mezzo, mentre invece la Claymore si può potenziare fino al doppio. E il P10 porta al doppio il danno base. Comunque è fatto per avere un equilibrio, Anche questo è vero. Però... La Nodacia che è arrivata, fate danni buoni. Cicatana, Nodaci. 406 in latrina. Ma è affilata? No, che non è affilata, la filiamo. Vediamo. Sì, ce l'abbiamo leggermente. Infondi. Nodaci. Nodaci. Affilata. Affilata. Verde... Guadagna 7 per perdere 20. E perde anche 4 in stabilità. Non so se si è sentito. C'è qualcosa che non va. Ok, perfetto. Sì, c'è qualcosa che non va. Magari è più forte e pesante. Raffinata. No, raffinata, vabbè, proprio. Raffinata. Ti alla grande, dico pesante la prima. Ops. No, proprio la vita. Okay. Proprio no. Strano. Era da ridere. Forse tipo va infusa con qualcos'altro più meglio. Tipo con questo diminuisce già metti danni, ma un po' una cippa la Nodashi. Pretty be careful, I don't. Probabilmente se abbiamo un livello a disposizione. Non facciamo fails. Questo livello. Vediamo se possiamo farlo. Ce ne vogliono. Very well, then he. Mi sa che c'è una cosa di vabbè, allora visto che abbiamo tutte le cose, diciamo, vincola la prima fiamma. Ashen One. Cioè, riparlaci un attimo, magari. Ashen One. Link the fire. No. For the lords of Cinder. For the ashen prisoners. For all those held to preserve the fire. Aspetta. Link attimo. The first flame. No, aspetta, no, prigionieri della cenere. Quello è interessante. Ashen One. E allora sì, era proprio così. No, maledetti. Ma perché non guardate prima di capire? Vabbè. Volevo vedere qualcosa per salire di un livello. Sì, signore. No, siamo alla fine. Ashen One. Però è un peccato sprecarle queste anime se perdiamo. Cioè, usiamoli in qualche modo. Periremo piangendo. Ma io voglio salire di livello. Dov'è? Oh, la fornace è la prima piana. Ma tra parentesi mi sa che è meglio chiudere. Sì. E ci facciamo il boss finale al prossimo video. Pure secondo me. E cos'era quello?
un esulta. Un verso di blu, se lo premi succedono queste cose. No, aspetta. Meglio? Qui? Meno male che abbiamo quasi finito il settore. Ciao a tutti.